Ciao, io mi chiamo Emanuele. Oggi parliamo di quali sono le migliori medicine del diabete. Ovviamente non se avrai già visto il primo video di quelli che saranno una serie di video che andranno a formare una playlist che puoi trovare sul canale e che ti lascio linkato qua sotto nel primo commento o in descrizione, dipende dove mi ricordo di farlo, che parla di modi secondari, senza quindi togliere insulina e non seguire la terapia del diabetologo, ma rimanendo quindi fedele a quello che ti dice il tuo diabetologo, ma delle pratiche o delle cose che tu puoi tenere sotto controllo per fare in modo che la tua gestione del diabete sia più semplice e venga appunto mantenuta sotto controllo quelle che sono le glicemie. Ma prima, io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al secondo anno, ho 21 anni. E sono un diabetico di tipo 1 da più di 15 anni. Ho fatto il professionista per una scuola di ragazzi completamente diabetici e, nonostante il diabete, sono diventato anche campione italiano, appunto col ciclismo. Tema del video di oggi. Di cosa parliamo? Quindi, parliamo di tutti quelli che sono i benefici che il ciclismo può portare. Ovviamente c'è da dire quelli che sono banali, cioè il ciclismo abbassa la glicemia, ma come tutta l'attività aerobica. Qua dobbiamo fare una piccola differenza tra attività aerobica e anaerobica. Se seguirai il canale la conosci già, cioè anaerobica, ad esempio, il solito esempio che faccio sempre, cioè lo sprint dei 100 metri per un 100 metrista, quello è uno sport anaerobico. Nonostante tu arrivi col fiatone, i tuoi muscoli per ottenere energia non utilizzano l'ossigeno, mentre per quali sono tutti le attività che facciamo normalmente, quindi dove il cuore non raggiunge valori molto elevati, quindi non abbiamo il fiatone, viene consumato ossigeno e in questo modo, quindi si parla di meccanismi ossigeno dipendenti e ossigeno indipendente. Quando è dipendente, parliamo quindi di un movimento aerobico, quando è indipendente di un movimento anaerobico. Per quanto riguarda il movimento aerobico, è quello che ci fa dimagrire, ci fa perdere peso e bla bla bla. Per quanto riguarda quello anaerobico, il diabete ci può contribuire invece ad alzare la glicemia perché rilascia appunto glicogeno e quindi perché serve appunto energia rapida a degradare e accumuli acido lattico. Già da questo, quindi potresti aver capito che ovviamente tutti gli sport o attività che suggerisco di fare, ma che sono tutte sostituibili o l'uno o l'altro, ovviamente non sono da considerarsi in modo estremo e in modo agonistico, cioè se andare in bici fa bene, non significa che devi andare a fare 5 ore come facevo io quando mi allenavo, ok? Questo non ha senso, non le faccio nemmeno io ora che ho smesso, cioè, è una cosa che proprio non ha senso, ne farei il massimo, cioè io al massimo ne faccio 3 ora, con qualche salita in mezzo e basta, però comunque non è da considerarsi in modo da, non so, vado a correre e faccio una maratona, ok? Vado a correre e faccio 3 km, questo è l'intero, se vado in bici faccio 40 minuti, un'ora se uno non ha esperienza. Quindi il primo beneficio abbiamo già capito, quello di abbassare la glicemia, tenere sotto controllo quindi quelli che sono i picchi glicemici e mantenere sotto controllo il peso corporeo. Quindi fornire un benessere, possiamo parlare di un benessere generale, possiamo parlare quindi di quello che è un benessere generale e aumenta la resistenza fisica. Ovviamente può aumentare anche il VO2 max, ma qua è un tecnicismo che non credo vi interessi. Il VO2 max è la capacità volumetrica dei polmoni di poter contenere ossigeno, cioè quanti litri di ossigeno contengono i vostri polmoni, però non penso che posso servire alla fine della gestione del diabete. Altri benefici che fornisce, ovviamente, quindi se migliora la resistenza generale, abbiamo anche una riduzione di quelle che sono le patologie cardiovascolari, quindi si riducono i vari infarti, patologie varie e sicuramente non avremo nemmeno problemi di quello che è il colesterolo, dato che appunto si consumano un sacco di calorie andando in bici. Vi faccio pensare che un ciclista al Tour de France, che quindi è il massimo della competizione agonistica del ciclismo, brucia in media 7.000 calorie al giorno, cioè, capito? 7.000 calorie al giorno è tanto, 7.000 calorie al giorno, mentre una persona normale, stando, se non fa attività fisica, arriva a 2.000, un ventenne, tipo io, ventenne maschio normale, avrò intorno al 1.900-2.000 di metabolismo, di chilocalorie ovviamente, di metabolismo basale. E immaginate che, non so, uno va a correre 8 km ed è medio allenato, ne consuma 400-500 di chilocalorie. Quindi immaginate quanto è lo sforzo fisico per arrivare a bruciarne 7.000, cioè 5.000 di attività fisica, cioè altro che fatica lì. Comunque andiamo avanti. Come tutto lo sport, ovviamente, contribuisce a quello che è il benessere mentale. In che modo? Rilascia una serie di ormoni che permettono quindi di avere il buon umore, ma non è solo avere il buon umore, è anche distrarsi da quelli che sono i problemi in un determinato momento, contribuisce a non pensare, sì, è un diciamo, momento, è strano chiamarlo momento di relax, più che relax,
sarebbe corretto chiamarlo svago, in quanto proprio ti stacchi dalle cose, devo fare questo, devo fare quello. Ok, è proprio un momento che è come se ti prendessi un momento per te per fare le tue cose, soltanto che in realtà stai bruciando energia. Altra cosa positiva è che non è molto faticoso. Ok, a meno che non ti becchi la giornata che c'è vento, la giornata che vai in salita o cose particolari, se fai un giro in pianura non è faticoso. Chiunque lo può fare, chiunque ha una bicicletta per cominciare. E non è detto, capito, che uno debba fare 50 km, ne può fare 10 e vede com'è, ne fa di 15 e pian piano aumenta e fa quello che gli piace, va il giro che vuole, va dove vai, ad esempio, in Trentino pieno di piste ciclabili e così via. Non è detto per forza che uno debba passare, capito, per strada e rischiare di essere investito tutti i giorni, come facevo io quando mi allenavo, però, nel senso, ci sono diverse possibilità per poter fare dei giri in bici e comunque non dover rischiare la pelle o non ricevere insulti come capita a me ogni volta che esco in bici. E inoltre, a parità di tempo, mettiamola così, cioè vai a correre un'ora e vai a fare ciclismo un'ora, fare corse è proprio faticoso, ma correre è faticoso, andare in bici non è così tanto faticoso e si bruciano un sacco di calorie a confronto. E senza considerare inoltre che, dato che non si arriverà a un'alta intensità, si bruceranno quello che è il grasso, ok? Quindi contribuisce anche alla perdita di peso, oltre quindi al vario mantenersi in forma e tenere sotto controllo il peso corporeo e ridurre il colesterolo. Oltre c'è un'altra differenza, però, rispetto a quello che è la corsa, è consigliare per chi ha problemi di articolazioni. Cosa vuol dire? Correre, l'impatto dell'asfalto sul piede, che deve continuamente quindi sbattere, può portare quindi ad avere complicazioni alle articolazioni, che può essere la caviglia o alle ginocchia. No, non so, chi segue il calcio magari saprà che si parla alle ginocchia distrutte, alle caviglie distrutte, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché se sottoposte a uno sforzo così elevato per tanto tempo, poi ovviamente vanno in controuso. Mentre per quanto riguarda la bicicletta, non causa questa condizione, quindi può essere portata appunto per più tempo e può essere praticata anche per ore. Io ti ho dato quindi un'infarinatura generale di alcuni benefici che ti porta la bicicletta. Ora, ricorda che però ogni attività fisica che tu comincerai, se non sei abituato a farla, appena la cominci avrai subito un sacco di picchi le prime volte che tu praticherai attività fisica. Questo perché noi abbiamo un'insulina che è basata su un determinato stile di vita, quindi se tu hai uno stile di vita che non è attivo e di colpo invece dai una botta di attività fisica, tu avrai spesso glicemia bassa, ok? Questo è perché tu hai più insulina di quella che dovresti avere, dato che il corpo contribuisce a diminuire la glicemia. Ok, quindi stai attento a questo. Col tempo si impara poi a gestire quando si fa attività fisica, quanta insulina fare, quando non si fa attività fisica, quanta insulina fare, cosa mangiare per tirarla su, cosa mangiare prima di andare via. Ho fatto anche una serie di video a riguardo su cosa mangiare, ad esempio, prima di andare via in bici, non per forza un determinato tipo di alimento, perché ognuno ha i propri gusti, magari è intollerante a qualcosa, ma capire in base a cosa e in base a come uno si può orientare in un senso piuttosto che in un altro. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi lasciare un mi piace, puoi commentare qua sotto chiedendo informazioni oppure chiedendo un tipo di video che vorresti sapere o magari un video che è già stato fatto, quindi magari ti rispondo. E se ti interessa vedere video come questi, video in cui parlo di quello che sono la gestione del diabete, i sensori, ho tra l'altro appena fatto un video su quelli che sono come trasformare il freestyle libero in CGM, il CGM è come avere il freestyle che ti invia ogni 5 minuti a glicemia sul telefono senza doverla misurare direttamente. Quindi ci sono una serie di video che magari ti possono essere utili se sei diabetico, ma se sei qui è perché sei diabetico. Io ti ho detto tutto quello che ti devo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!